chi abita nel quartiere Greco a Milano l'avrà riconosciuto di sicuro. Per chi non è della zona, lo presentiamo noi. Si chiama il Cementone. Un edificio, un blocco di calcestruzzo rinforzato, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, costruito nel 1985, mai usato e abbandonato da allora, per 27 anni, dimenticato, e presto divenuto rifugio per senza tetto, rome e sbandati. Un palazzone inutile con una storia ventennale e ciclica, occupato da clandestini, sgomberato, occupato di nuovo, per decine e decine di volte. Oggi quel palazzaccio sembra vuoto, in silenzio, immobile. Ci esce soltanto un uomo che cammina lungo quel sentiero di fango, facilmente accessibile dalla via De Marchi. Forse si popola di notte, i residenti della zona non ne possono più e da anni denunciano, ma non succede niente. Hanno promesso, dicono che lo abbatteranno, ma non lo fanno. Anche un nostro telespettatore, che per anni ha lavorato nella zona, ci segnala il mostro di cemento, al quale ci si accede attraverso questa strada sterrata, passando sotto il ponte di Via Breda. Un ponte pedonale, tra l'altro, con un marciapiede di nemmeno 30 cm e sul quale ogni pedone rischia di essere travolto da camion e bus dell'ATM. Ma anche qui, dopo decine di segnalazioni, nulla di fatto. In fianco alcune strutture delle Ferrovie dello Stato in fase di ristrutturazione, lì a significare che qualcosa si muove, ma non per il cementone. Quello resta lì, immobile.